Che alla fine della partita, perché è venuto fuori il risultato di parità, ci può stare, per come si è sviluppato potevamo un po' fare meglio, un po' ottenere qualcosina di più, perché alla fine per un'ora la squadra ha fatto molto bene. Poi ho visto che secondo me il Piacenza prendeva campo sugli esterni, alla lunga ci sta. Io comunque nei cambi in mezzo al campo ho messo dentro Remedi, che è un lungo De Gente, sono quasi 2 mesi che è fuori, e Benucci, che bene non sta, però sia Buglio che Serrotti secondo me era meglio rifiatassero, e ho pensato di mettermi a 5, e così la finiamo con sti cazzo di cambi in corsa o di cazzo di moduli in corsa, perché il calcio non va per il 5-3-2. Allora io per assurdo ho messo 3 animali dietro per non prendere gol, ho preso gol su un cross. Ma la colpa è la mia, facciamo così. L'ho fatto perché al 23esimo, quando ho fatto il cambio, pensavo di spegnere definitivamente loro, perché hanno messo Perez con 2 attaccanti bravi nel gioco aereo, rischiava di diventare il primo tempo di Gozzano dove continuavano a picchiarmi 50 pallonate lì, le hanno picchiate uguale, però alla fine hanno avuto 2 mezze strisciate, una hanno fatto gol e una fra un po' lo fanno di nuovo, perché hanno quella caratteristica là, però... È chiaro che dopo nello sviluppo dell'azione cambia un po' tutto, perché comunque nel terzo difensore di sinistra, nel quinto di sinistra avevo Pelagatti e Luciani, che sono 2 destri, quindi qualcosina vado a perdere, però oggi Mancini di ruolo non ce n'avevo, e quindi va così. Però i ragazzi, gli devo fare soltanto i complimenti, perché dopo una batosta come quella di Carrara abbiamo fatto 1 ora di buon livello, dove se facciamo il 2-0 con Rolando probabilmente la partita è finita, però non l'abbiamo fatto, vuol dire che... Dobbiamo far meglio pure questa volta qua. Zappella, perché fino ad oggi ha dimostrato grande affidabilità, quindi già con la Carrarese in casa l'andata feci una cosa del genere senza Sala, mi sembrava la soluzione più logica per quello che sono le nostre esigenze di oggi. Oltretutto non sapevo come potesse venire il Piacenza, visto che nelle ultime 4 partite aveva cambiato 4 moduli. Per il discorso di Nello era secondo me... 3-4 partite che era un po' appannato dal punto di vista fisico. Quando vedo che nello spunto degli ultimi 20 metri ci arriva poco, vuol dire che deve recuperare, ma gliel'avevo detto in modo sereno. Oggi ne è entrato, perché poi l'evolversi della partita non mi ha portato a farlo entrare, perché nel cambio di modulo poi ho levato paradossalmente un giocatore offensivo, però niente di che, insomma, se un giocatore di 35 pass'anni riposa a mezza domenica, le ha fatte tutte infrasettimanali comprese, quindi non c'è problema. Ecco, ha citato questo gol incredibile marcato da Rolando, no? Poteva forse anche cambiare le sorti di questo match? Beh, abbiamo avuto, mi sembra, verso la fine del primo tempo, quindi sì, andare a riposo sul 2-0, anche se noi ogni tanto abbiamo rimesso in piedi le partite che sembravano chiuse, però sì, ci avrebbe dato un vantaggio enorme, però il calcio succede, lo sbagliano giocatori di alto livello, l'ha sbagliato lui, la squadra è entrata col piglio giusto, come ha fatto in 32 partite consecutive, quindi ogni tanto sbagliamo la gara, non è perché l'approccio non c'è, c'è perché il calcio c'ha un avversario, c'è una giornata, c'è il vento, c'è la pioggia, c'è il caldo, c'è il campo, c'è tante robe, però la squadra ha fatto quello che doveva. Nel cambio di modulo non è che si è persa, abbiamo sofferto paradossalmente una caratteristica che avremmo dovuto eliminare stando così, perché avevamo un difensore centrale in più, oltretutto alto, e non avremmo dovuto subire cross pericolosi sui quinti perché eravamo in parità numerica. Il calcio non è matematica. Ecco, il gol è stato sicuramente casuale, però già da prima la squadra sembrava un pochino più timorosa, almeno dall'alto, cioè non so se qualche fantasma ha passato, però era meno sicuro. No, per quello che ho fatto i cambi, però mettendo dentro Benucci e Remedi, che sono 2 lungodegenti, avevo paura che con questo modulo qua potessimo subire qualcosina, e quindi ho tentato di coprirmi un po' di più, ho tentato soltanto di fare un ragionamento logico. Invece a 5 paradossalmente abbiamo subito il pareggio. Dovevo recuperare piena efficienza nei giocatori che sono fuori da tanto tempo, e io credo che questa squadra qua, siccome me la fate tante volte la domanda durante la settimana, perché non cambio di qua, perché non cambio di là, perché sotto gli occhi di un cieco che queste partite qua, questa squadra qua c'ha queste caratteristiche qua, e non è che io mi fisso con un modulo e finisco con quello perché piace a me, perché i giocatori che ho hanno preso questa direzione qua e hanno queste caratteristiche qua, quindi ho visto che tutte le volte che siamo andati a cambiarlo, Pisa escluso, dove però non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo fatto un buon risultato, la squadra si è un pochettino persa, quindi...
Una curiosità su Salifu, come sta? Sì, ecco, è stato anche lui tra gli ipotetici, no, per sostituire Basit. Sì, potevo pure farlo, però alla fine non sarebbe cambiato niente, nel senso che poi i giocatori che fanno più fatica in questo sistema di gioco qua, che devono fare più strada, sono le due mezzali. Buglio secondo me era arrivato quando l'ho levato, e Serrotti è comunque un giocatore che ha giocato sempre, dà più qualità che quantità. Un conto è fare, continuare a fare una partita vigorosa nella fisicità contro l'ultima in classifica, e un conto è farla contro il Piacenza, che può saltare fuori da situazioni dove un'altra squadra non lo farebbe. Vabbè, va bene così. Voi avete sotto gli occhi Sottili, la squadra di Sottili di 2 anni fa, dove avevate Lucchese in casa con 2 risultati, la squadra perde. Io credo che la squadra debba arrivare al playoff in condizione, soprattutto mentale. Poi se si può tentare di evitare un turno o 2 o 3, siamo i primi che ci provano. Se non ce la facciamo, giocheremo i turni che dobbiamo fare, ma l'importante è che la squadra ci arrivi sana di spirito come lo siamo, quindi non c'è problema.